Ancora ben ritrovati i telespettatori di Prima Free, nuova edizione del telegiornale di Padova e di Rovigo. In apertura parliamo del terribile omicidio di questa notte a Rovigo. Un figlio, un giovane che a quanto pare ha qualche problema, soprattutto negli ultimi tempi, legato al suo stato di salute, avrebbe ucciso la madre. Nel corso della notte lo ha scoperto il papà del giovane, che ha chiesto l'intervento dei soccorritori, ma purtroppo per la donna non c'era niente da fare. L'uomo è stato poi fermato, il giovane è stato poi fermato, ma sentiamo il servizio di apertura del telegiornale. Orrore a Rovigo, un omicidio ha scosso la tranquillità. Una donna romena, Tatiana il suo nome, cinquantenne, secondo le indicazioni, è stata trovata accoltellata a morte in via Pascoli, nell'appartamento sopra il forno Rubiero, dove viveva con il marito e il figlio Bogdan, poco più che ventenne. Il responsabile è proprio quest'ultimo. Il giovane romeno è in questura per verificare appunto la sua posizione, immediato quindi l'intervento proprio della polizia. I fatti si sono verificati nel profondo della notte ed è stato il padre a lanciare l'allarme con una chiamata alla polizia. Svegliate dai rumori strani, l'uomo ha scoperto quanto è accaduto, secondo appunto quanto ricostruito dagli stessi agenti. Il giovane di nome Bogdan, 22enne, avrebbe avuto da qualche tempo problemi, spiegano i familiari. Una cattiva compagnia che lo avrebbe messo su una cattiva strada. Qualche mese fa non si era sentito bene ed era stato necessario anche un ricovero a 300. Era malato, non c'era altro da dire, spiega una parente accorsa assieme ad altri a Buso non appena ricevuta di notte la notizia via telefono. In ogni caso non ci sarebbero stati precedenti, episodi di violenza in quell'abitazione o interventi della polizia. Anche ieri sera, la vigilia dell'omicidio, è stata una serata tranquilla, senza alcun problema. Il ragazzo si è addormentato dopo aver visto un film in televisione. Cosa poi sia accaduto dovrà essere chiarito nel corso degli approfondimenti degli investigatori. Tatiana, di professione, si occupava delle pulizie in stabili e palestre della città, mentre non risulta che Bogdan lavorasse. Ora ci sono le indagini degli agenti della polizia intervenuti anche con la squadra mobile, che stanno facendo appunto piena chiarezza sul terribile omicidio. Esce dal carcere alle 7:30 per rientrare poco prima di mezzanotte. Non è una vita da detenuto quella che da qualche anno conduce Marino Occhipinti, ex agente della squadra mobile di Bologna, condannato all'ergastolo per uno degli omicidi della banda della Uno Bianca, quello della guardia giurata Carlo Beccari il 19 febbraio del 1988. La sua cella, Due Palazzi, è ormai una stanza d'albergo. Lui ha trovato ospitalità in una casa di Maserà assieme alla compagna, cui è affidato dal tribunale di sorveglianza. Occhipinti lavora per la cooperativa Giotto, dal call center della ASL di Padova, ora è all'ospedale dell'Angelo di Mestre, e lì trascorre appunto le giornate, poi raggiunge casa della compagna, separata dal 2011 e con due figli, con la sua Mercedes classe A. Di notte torna in carcere. Occhipinti, condannato come complice dei fratelli Savi, è considerato un detenuto modello con un percorso di pentimento. L'estate scorsa destò scalpore la vacanza premio di una settimana in un hotel a 4 stelle nella incantevole Cervinia. Sono pronto a collocare i New Jersey per bloccare i camion che ogni giorno transitano nella nostra parte di macroarea per arrivare ad Arquapolesine. Non trovo giusto che, mentre noi abbiamo completato tutta l'urbanizzazione grazie alla fideiussione bancaria escusa lo scorso anno, ad Arqua non si faccia altrettanto, facendo deviare i mezzi pesanti da noi. A dirlo è il primo cittadino di Villa Marzana, Claudio Gabrielli, arrivato al limite della pazienza, specie dopo aver scoperto che 3 pali della luce da poco acquistati sono stati abbattuti e che di notte gli autisti, non potendo usare i bagni chimici, usano le strade per fare i propri bisogni. Ogni giorno abbiamo una media di 500 camion che si recano al Geo di Amazon, realtà che ha solo l'ingresso dalla nostra parte ma che gravita per tutto il resto su Arquapolesine. I camion alle volte si sbagliano, arrivano fino in piazza a causa di indicazioni errate fornite dal navigatore satellitare. A questo punto mi vedo costretto, per salvaguardare l'incolumità della popolazione e anche per mantenere in ordine la nostra parte di macroarea, a bloccare questi camion, ha minacciato lo stesso primo cittadino di Villa Marzana. Andiamo a Padova, parliamo di un calvario, quello di una piccola che è iniziato il 31 luglio scorso, quando di ritorno dal campo scuola parrocchiale
è stata ricoverata per la prima volta a pronto soccorso di Dolo. Da quel giorno la bambina, 9 anni, residente a Fiesso d'Artico, non si è più ripresa. Le sue condizioni di salute sono drasticamente peggiorate di giorno in giorno. La lotta tra la vita e la morte continua all'ospedale di Padova. Le conseguenze di una escherichia colli rischiano di esserle fatali, come ha raccontato lo stesso papà. Alla fine di luglio, tornati dal Cadore, alcuni bambini, tra cui la piccola di Fiesso, si sono sentiti male, portata all'ospedale di Dolo per una visita. I medici l'hanno ricoverata per altri accertamenti, ma dopo un ulteriore peggioramento la bambina è stata trasferita proprio a Padova, dove le sue condizioni sono letteralmente peggiorate. Dopo ulteriori analisi è emerso che la piccola è stata colpita da un batterio che vive nell'intestino di persone e animali. La bambina è stata anche in coma, le sono state fatte dialisi e plasferesi, ma con scarsi risultati a quanto pare, e adesso è stabile nonostante una crisi polmonare, un arresto cardiaco subito proprio nei scorsi giorni. Il 4 novembre è stato festeggiato a Padova con le forze dell'ordine, le forze armate, si è parlato di unità nazionale, era presente anche i vertici della provincia di Padova. Andiamo a vederci il servizio. Novembre, giornata delle forze armate, si sono svolte le celebrazioni davanti a Palazzo Moroni. Per la provincia era presente il presidente Enoch Soranzo. Il 4 novembre è una commemorazione a me particolarmente cara, perché 100 anni fa quei ragazzi, poco più che adolescenti, ci hanno donato la dignità e l'onore di essere italiani. Lo hanno fatto con la loro vita, diventando storie nei libri, nei nostri libri di storia. Nomi di monumenti, strade e piazze che rievocano un sacrificio e un eroismo di cui nemmeno loro furono consapevoli. Il messaggio che vorrei donare ai ragazzi oggi, qui presenti, è che siamo tutti potenziali eroi. Ognuno di noi, ognuno di voi, è un pezzettino del mondo che lasceremo agli italiani di domani. I soldati che andarono a immolarsi nelle trincee, vivendo situazioni e condizioni di fame, freddo, paura, alla quale nessuno di noi resisterebbe oggi un minuto, meritano la nostra attenzione e il nostro ricordo perpetuo. Per questo, alla retorica delle parole, come provincia preferiamo lasciare spazio ai luoghi della memoria, che possono trasmettere i frammenti di ciò che vissero i soldati e i civili della Grande Guerra. Viviamo anni in cui il virtuale rischia di cancellare a colpi di clic il reale e la storia. Ma solo le nostre radici possono dirci che siamo e dove andiamo. Con questo spirito stiamo allestendo a Palazzo Santo Stefano un museo della memoria che possa in qualche modo far toccare con mano cosa significhi vivere nel conflitto. La guerra va narrata, va spiegata, fatta vedere e sentire partendo dalle nostre città e dei nostri comuni. Oggi siamo un paese sovrano sulla carta geografica, ma diviso purtroppo da profonde lacerazioni civiche e qualche volta morali. Eppure io sono convinto che alzando il coperchio delle cattive notizie, cui purtroppo spesso siamo abituati ogni giorno, esistano milioni di eroi italiani figli degni dei nostri padri fondatori. Tra questi esempi silenziosi ci sono le nostre forze armate, uomini e donne che in tutto il mondo e in Italia hanno saputo distinguersi per aver portato pace dove c'è guerra, soccorso dove c'è bisogno di aiuto, a umanità dove non tutti i paesi dell'Europa hanno mostrato il volto della solidarietà. A loro va il nostro più sincero grazie, perché stanno plasmando la nostra storia, la storia italiana del futuro, e sono il più bel esempio per chi verrà dopo di noi. Il prossimo anno si concluderanno le commemorazioni per il centenario della Grande Guerra. Gabriele D'Annunzio scrisse: io ho quel che ho donato. Quei soldati ci hanno regalato tutto ciò che siamo e che abbiamo. Bene, tocca a noi passare il testimone ai nostri figli in ugual misura. Vivi i caduti, vive le forze armate, viva la Repubblica Italiana, molto buon 4 novembre a tutti e a tutti i comuni della provincia di Padova. Grazie. L'area e gli immobili dell'ex questura di Rovigo di via Donatoni potrebbero essere utili spazi per le funzioni di pubblica utilità verso i cittadini.
Lo ha ribadito il deputato del Partito Democratico, Diego Crivellari, che interviene su una questione all'ordine del giorno e quanto mai attuale per il centro storico. Il pronto recupero dell'area di via Donatoni, dove al momento si trovano due grandi spazi vuoti, l'ex questura e l'ex caserma dei Vigili del Fuoco, solo in piccola parte usata dalle associazioni. Sono all'interno del centro più storico di Rovigo e un luogo logisticamente vantaggioso, ha detto Crivellari. Manca da parte dell'amministrazione locale un benché minima progettualità e tanto meno vengono prese in considerazione eventuali idee o sollecitazioni, come la proposta di insediarvi all'interno gli uffici comunali che risiedono in locali privati, sgravando l'ente dal relativo canone di locazione, oppure la sede del comando di polizia municipale oggi in via Oroboni, l'eventuale sede della protezione civile o un parcheggio per tutti i mezzi di servizio del comune, ha concluso il deputato del PD. Nella notte tra sabato e domenica è morto invece l'ingegnere Luigi Endrizzi, nato a Tiene in Vicentino ma da sempre residente a Vigonza. Endrizzi si trovava in Crimea per una battuta di caccia quando il suo cuore ha smesso di battere. Tutti lo ricordano per aver portato il colosso svedese IKEA a Ponte di Brenta, il deposito Amazon a Peraga di Vigonza e per il progetto mai decollato di Veneto City tra Dolo e Pianigana, veneziano. Sposato, padre di due figli, aveva una grande passione per la caccia, passione che le ha portato appunto in Crimea, dove è rimasto purtroppo vittima di un infarto. E lutto anche nel mondo della cultura. È morto Sergio Garbato, scrittore, giornalista, scrittore critico teatrale, aveva 75 anni, da tempo soffriva di una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Dal 1978 era collaboratore del Resto del Carlino e si occupava soprattutto di spettacoli, cultura, turismo, storia locale e sugli stessi temi teneva conferenze e lezioni. Ha curato mostre ed esposizioni e pubblicato saggi sul teatro, arte, musica e storia. Era spesso invitato a far parte della giuria di concorsi nazionali e internazionali. È stato per diversi anni consulente artistico del Teatro Sociale di Rovigo e responsabile artistico e organizzativo dell'estate teatrale in Polesine. Andiamo a vederci le prossime condizioni meteorologiche invece con gli esperti del Meteo.it. Tutta la redazione de ilmeteo.it vi augura una buona giornata. Previsioni del tempo per martedì 7 novembre. Tempo molto instabile su gran parte del nostro paese con piogge frequenti un po' ovunque. Clima più fresco su tutto il nostro paese. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord precipitazioni possibili su tutte le nostre regioni, localmente anche abbondanti. Lieve miglioramento però nel corso della nottata. Spostiamoci ora al centro, anche qui sarà instabile con piogge sparse sulle coste tirreniche e inoltre sulla Sardegna, più asciutto e per lo più soleggiato sui restanti settori. Raggiungiamo infine il sud, piogge e temporali a carattere sparso un po' su tutte le nostre regioni, anche di forte intensità sul Salento e sul basso Tirreno con possibilità di locali nubifragi. I venti saranno moderati, localmente forti e meridionali. Concludiamo con le temperature che risulteranno essere piuttosto fresche ma stazionarie. Le minime saranno infatti comprese tra i 5 e i 16 gradi su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo all'incirca 16 gradi al nord, 17 gradi al centro e fino a 18 gradi al sud. Bene, per oggi è tutto. Per ulteriori aggiornamenti cliccate mi piace sulla pagina Facebook di ilmeteo.it. Arrivederci. Grazie agli esperti del Meteo.it, ma grazie a voi tutti per aver scelto il telegiornale di Padova e Rovigo. Vi ringrazio ancora per averci scelti. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Prima Free. Rimanete con noi, a risentirci alla prossima edizione.